alle spalle dei cittadini in un momento molto delicato della vita elettorale. Grazie. Se questo provvedimento passerà in questo modo, sia queste sanzioni sia appunto alcune preclusioni nelle fasi cautelari potrebbero impedire appunto ai cittadini di sapere queste importanti informazioni. Grazie. È scritta a parlare la deputata Rossomando. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, ma quest'ultimo intervento, che pur non condivido assolutamente nelle valutazioni, se non altro ci ha riportato in parte, solo in parte, al merito di quello che stiamo discutendo. Vorrei difendere innanzitutto il vocabolario italiano e il significato di alcune parole molto importanti. Queste parole sono democrazia, trasparenza, verità e libertà. Allora, intanto, quando parliamo di democrazia e anche democrazia parlamentare, vedo che soprattutto nella prima parte della mattinata vecchi metodi, quali quelli di buttarla in cacciara, di esasperare gli attacchi personali, hanno molto poco a che fare con la democrazia del Parlamento. E sulla trasparenza non mi stancherò mai di chiedere a tutti una maggiore attenzione sul fatto che la trasparenza non è spettacolo e spettacolarizzazione. Noi tutti teniamo alla trasparenza. Quello che non ci sta bene è la spettacolarizzazione, dietro la quale si nasconde anche sempre un uso non mite delle informazioni della trasparenza. E poi la verità. Allora, diciamo una cosa. Noi oggi possiamo discutere serenamente di pubblicazione e di un tema molto delicato che ha a che vedere anche con l'ampiezza dei mezzi oggi che ci sono per poter entrare nella vita privata dei cittadini e per poter diffondere. Noi oggi possiamo discutere serenamente di pubblicazione delle intercettazioni, dei contenuti, perché nella passata legislatura c'è stato chi si è battuto per difendere invece le intercettazioni come strumento di indagine e difendere questo strumento proprio con riferimento a quei reati che hanno a che fare purtroppo a volte con la funzione pubblica, vedi corruzione. Perché qualcuno si è preoccupato di difendere per esempio anche l'iniziativa delle indagini da proposte che ritenevano che si poteva iniziare un'indagine solo se ti arrivava la notizia di reato dalla polizia giudiziaria. Ora, tutto questo mi porta a dire che io considero un bene che anche chi si faceva portatore di queste proposte oggi discuta con noi e possa eventualmente, io ovviamente lo auspico, votare favorevolmente su questo provvedimento, su un tema vero e reale. Considero un bene che si possa discutere di garanzie di tutti i cittadini e non solo di alcuni, con una maggiore libertà, perché si è perso molto tempo da questo punto di vista. Erano provvedimenti sbagliati ed erano soprattutto sbagliati perché ci hanno impedito di discutere bene e seriamente di garanzie. E allora, poi c'è il tema delle libertà. Allora, qui non esiste, non esisterà mai un diritto indiscriminato di chiunque di poter intercettare e diffondere contenuti di conversazioni private. Cioè io lo dico serenamente al collega Bonafede, cioè non è che qui ci divide sicuramente qualcosa, cioè io non sono perché ci sia un commissario del popolo e magari lo faccia buona fede il commissario del popolo con la simpatia ovviamente e la stima per il collega. Qui non c'è un commissario del popolo perché le intercettazioni si possono fare intanto in quanto c'è un procedimento penale che indaga e investiga su una notizia di reato. Non è che c'è un'intercettazione a prescindere, a prescindere. E vorrei anche dire che mentre qualcuno, giustamente, io capisco che c'è anche un'abitudine nel, arrivo alla conclusione, nella ola del gridare al ladro, magari si potrebbe anche dire, collega Di Battista, magari gli piacerebbe coordinarci nel gridare chi non salta ladro è o qualcosa del genere. Il problema è che noi siamo i legislatori, noi dobbiamo acchiapparli possibilmente, i ladri dare gli strumenti per acchiapparli e per essere più efficaci. E concludo, signora Presidente e colleghi, è molto serio l'argomento di misurarci con le libertà
individuali in un'era in cui si può potenzialmente arrivare ovunque e comunque, in cui i metodi di diffusione sono molto ampi. È esattamente questa sensibilità, questo impegno che ci divide, ci distingue da regimi autoritari. Oggi per essere un regime autoritario non c'è bisogno dei carri armati, ci si possono avere tanti mezzi. Io ho in mente un'immagine di un bellissimo film, La vita degli altri, e qui mi rivolgo anche ai colleghi dei 5 Stelle. Che cos'è che distingue una democrazia liberale? Che la democrazia senza liberale non è democrazia. La distingue il fatto di ritenere che siano necessarie delle regole e dei principi, perché non c'è nessuno che credendosi nel giusto può fare qualsiasi cosa. Si parte dal presupposto che non si è nel giusto a prescindere. Questa è una grande conquista delle democrazie liberali e moderne, e noi su queste conquiste vogliamo rivenire, possibilmente anche con voi. Grazie. Grazie onorevole Rossomando. È scritto a parlare a titolo personale il deputato Pesco. Prego. Grazie Presidente. Si parla di intercettazioni. Consentire o non consentire la pubblicazione di eventuali intercettazioni. Il tema è molto importante, soprattutto perché queste intercettazioni spesso, anche se acquisite nell'ambito di altre indagini, possono favorire l'apertura di nuove indagini, ed è quello che vogliamo noi, far stabilire il fatto che se vengono fuori delle cose non troppo pulite all'interno di certe indagini, è giusto che i testi di queste intercettazioni vengano pubblicati. Ed è il caso di quanto è successo pochi mesi fa con l'intercettazione tra il primo ministro Matteo Renzi e il generale in seconda della Guardia di Finanza Michele Adinolfi. Ebbene, proprio lì si scoprono le carte. Il giorno dopo che Renzi è andato da Letta per proporgli il Quirinale, ebbene, e probabilmente dopo aver ricevuto il rifiuto del Quirinale, ebbene allora il premier Renzi si sfoga con Adinolfi e dice che probabilmente potrebbe essere utile un appoggio esterno magari al governo ancora esistente, e dice che Michele, mi sa che bisogna fare quelli che la prendono, non grazie, aggiungo altro. Onorevole Poi vediamo Pesco. Magari mettiamo qualcuno di questi ragazzi dentro nella squadra a sminestrare un grazie, po' di roba. Ora chiedo che cosa si intende con sminestrare. Grazie. Onorevole Bonafede, a titolo personale.